Manifestazione degli esodati a Roma per chiedere al governo di rompere il silenzio ed intervenire con tempestività. Secondo i sindacati, il governo Monti rifiuta apertamente il confronto, ma bisogna assolutamente mettere in atto urgenti misure che pongano fine ad un problema insostenibile per migliaia di persone, persone sulla soglia di povertà. Chiediamo a Monti di risolvere senz'altro questo problema, perché può avere ulteriori fatti di gravità per il governo e per il Paese, ma gli chiediamo anche di aprire un confronto a tutto tondo sulla vicenda economica e sociale italiana e chiediamo ai partiti di darci una mano in Parlamento, chiediamo ai parlamentari di ridare dignità alla loro presenza in Parlamento, sostenendo appunto le richieste e le impostazioni a carattere sociale di cui è portatore il sindacato. Ci lasciamo con due impegni. Uno, quello che noi continueremo a chiedere al governo di discutere e di risolvere i problemi, che non ci basta quello che hanno fatto finora e finché non avremo risposte per tutti noi continueremo nella mobilitazione. E la seconda, che sappiamo bene che così il Paese non ce la fa e quindi continueremo tutte le iniziative, tutte le cose che sono possibili perché cambi l'agenda di questo Paese. E la parola d'ordine di un'agenda diversa è creare lavoro e non disoccupazione, e questo sarà il segno su cui giudicheremo se davvero c'è la volontà di salvare questo Paese oppure no. Finora non c'è stata e soprattutto non c'è stata la risposta sul lavoro, ma noi continueremo, perché salvare gli italiani vuole esattamente dire ridare a questo Paese la prospettiva del lavoro e delle loro certezze.